Salve a tutte e tutti. È stata notizia del TG di questa mattina. Da tanto tempo che non se ne parlava e veramente mi domandavo che decorso avesse la sua degenza, perché già di degenza si può parlare, visto che sta ricoverato ma stabile. Il grande Schumacher ha iniziato, non so se già da tempo si comunicava per gesti, però ha iniziato a stabilizzarsi e sta in procinto di intraprendere una terapia riabilitativa. Purtroppo ancora mi sembra che non si è alzato e non ha camminato, perlomeno secondo quello che hanno detto nel TG della Rai. Peccato che gli sia successo un incidente così stupido per colpa di una pietra in una comunissima pista di incrocio fra altre due piste, una pista banale di sci, qua a quanto dicono, perché io non ho mai sciato, e gli sia successo quello che gli è successo. Lui che ha sfidato la morte in terreni ben più ispidi ed impervi e a velocità molto più elevate. Comunque, questa questione, la sciagura che gli è toccata a Schumacher o Schumi, ci fa riflettere sui rischi che ogni sportivo, anche della domenica, deve assumere nelle sue pratiche. Bisogna stare sempre molto attenti, soprattutto chi fa sport di contatto, includendo il calcio, il baseball, la boxe, il kung fu, ma anche a esporsi a degli stress inutili. Sono sempre di più le persone che, per esempio, hanno una ictus, infarto, soltanto perché vanno ogni tanto a fare pesi e ginnastica e non controllano il loro stress. Pensano che possono fare qualsiasi cosa e invece bisogna al minimo affaticamento interrompere. Non bisogna prendere delle sostanze dopanti o stimolanti, tipo che già abbiano caffeina, guaranà, per fare di più, ma bisogna fare lentamente, perché tu ti devi proiettare la tua routine nel giro di mesi, di anni. Non può diventare Macisti o Sansone domani stesso, se no ti infarti dopo domani. Fare attività fisica sì, serve per la salute, ma bisogna mantenerla la salute, non spenderla per fare ginnastica, altrimenti non ha senso, è meglio restare fermi. Quindi fare ogni tanto un po' di ginnastica, fare degli sport tipo lo sci, ma purtroppo tutto c'è un rischio e quindi non andare fuori pista. Certo, magari sciando poi t'ammazza qualcuno che non sa sciare dentro la pista, però bisogna fare con cautela. Allora niente, ecco, questo è stato un altro commentario, perché ho ascoltato questa mattina che il grande Schumi si sta recuperando, però ancora non ha camminato e non so da quanti anni è che è stato in coma, mesi o anni. È stato realmente molto grave quello che ha avuto, gli hanno dovuto drenare il cervello. E quindi mi è venuto in mente che bisogna praticare ogni attività fisica, equitazione, sci, pesi, con ravvedutezza. E stare attenti, perché magari chissà quanti escono fuori pista a fare lo sci, però ecco, non sarà la prima volta che qualcuno rimane infortunato o morto per qualche roccia sul cammino, perché dicono che era una pista non setacciata, non spazzolata, non, quindi non si sapeva che cosa c'era sotto il manto nevoso. È giusto la pietra, che magari erano in poche le rocce lì, giusto c'era una roccia lì dove ci è andato a sbattere. Se non ci fosse stata, non sarebbe successo praticamente niente, perché avrebbe sarebbe passato attraverso la neve, e quanti cadono nella neve e non muoiono. Invece lui proprio la roccia ci doveva trovare. Ma quante altre persone che hanno fatto la sua stessa fine, magari che non sono diventati titolari nel giornale. Quindi potrebbero un po' controllarla meglio questa neve anche fuori pista, no?
rastrellarla, setacciarla. Comunque, non andare a sciare dove ci possono essere pietre mi sembra molto prudente. Quindi questo video lo faccio mandando i miei auguri di buon anno nuovo a Schumacher e sperando che l'anno che viene nuovo lo veda con più salute camminando, magari ritornando anche alla Formula 1. Beh, questa era la notizia di questa mattina che volevo commentare. Passo e chiudo dal vostro Santenchan. Grazie di seguirmi. Ciao.